Ciao a tutti, nello scorso filmato mi ha fatto vedere come dissaldare i fili dello statore del Piaggio Sì, adesso vediamo come rimetterli su. Io ho preso dei fili di recupero, l'ho fatto in lunghezza uguale e qua ho messo una guaira termorestringente perché questo pick up qua se no andava sostituito, che però funziona, un peccato, per isolare questo cavo qua che poi va saldato qui. E adesso faccio vedere le varie saldature. Qui ho già messo vicino un cavo nuovo, che poi andiamo a stagnare e niente, facciamo vedere così alla veloce come saldi i fili, anche se sicuramente tanti mi criticheranno perché io non sono un fenomeno a fare questi lavori qua. Lo faccio vedere solo perché magari qualcuno gli può essere utile e allora faccio vedere come lo faccio, diciamo. Adesso ovviamente qui cosa faccio? Provo a vedere se la misura qua per entrare qui, perché ci andrebbe un cavo più sottile ancora, però secondo me ci passa qua. Adesso proviamo, e qui il buco è abbastanza grande, andrebbe persino da sotto a sopra messo, se riesco. Ci proviamo. Vediamo. Perché scaldando, vedete, scaldando esce scaldando. Adesso a questo punto qua cosa faccio? Prendo lo stagno, scaldando lo stagno ci va sopra e lo vado a solidificare. Poi metto un po' di stagno qua. Adesso io qua era persino più lungo, ma non è un problema. Adesso lui quando si raffredda, lui è bello che è a posto. Qui vicino al pick up ci va il rosso. Io sono qua un rosso e nero, non guardate i colori dei fili, comunque rosso che va fuori. Questo qui praticamente l'ho rigenerato con la guaira termoestringente. Adesso cosa faccio? Non so se si vede, vado a bagnare, vado a scaldare qua in modo che si va ad aprire il foro e vado a inserire questo qua dentro. Adesso vediamo se riesco nell'intento. Voilà, appena che si va a scaldare, lo stagno si scioglie, si appoggia il cavo dentro e poi lui si solidifica subito. Non c'è neanche bisogno di aggiungere altro stagno come ho fatto lì, perché c'era già quello vecchio e quindi lui si è già solidificato, non si muove più. Questo va passato poi sotto. Adesso ovviamente qui va bene che l'abbiamo già tagliato a misura, perché sennò poi non si fa passare più, si fa passare così. Vedete? Questo è rosso e nero da altoparlanti da macchina, ma a tanto va benissimo, prima che si bruciano e vai avanti una vita. Poi a questo punto qua cosa facciamo? Qua ci va il verde, io uso un giallo e verde. Ovviamente qui vado la stessa cosa, vado a scaldare, scaldando lo stagno si scioglie e riesco a entrare con il cavo, così almeno dovrebbe essere. Vediamo se così è. Vedete? Adesso a questo punto qua giro un pochettino il cavo, adesso ci balla dentro perché il buco è più largo, ma non è un problema perché poi io lo vado a tagliare. Adesso faccio solo così. Adesso cosa faccio? Prendo un po' di stagno. Scaldando lo stagno va sopra, si solidifica. E noi siamo belli che a posto. Faccio andare la goccia, la faccio andare nel foro. Adesso mi è caduto. Perché adesso per fare il filmato sono un po' scomodo, sennò di solito sei più comodo, diciamo. Perché a volte il problema di fare i filmati, che tanti criticano, no? Ma non si rendono conto che a volte per fare i filmati si fa più fatica che fare un lavoro senza fare filmati, e a volte magari sono inconvenienti proprio perché per fare il filmato o c'è qualcuno che ti aiuta, perché sennò viene tutto più complicato, diciamo.
Adesso qua tempo che si asciuga non si muove più. Poi qui ci va, quindi nero del pick up va saldato qui, il rosso che va all'esterno della centralina lo saldiamo, l'abbiamo saldato qui. Qua ci va il verde, io ho messo un giallo e verde, comunque facciamo finta che sia verde. Qua ci va il bianco che va alla centralina. Adesso lo prendiamo che mi è caduto. Allora, qui lo stesso, qui dovrei avere abbastanza, il foro è abbastanza grande, appena che scaldo dovrebbe già entrare dentro qua, sicuramente. Comunque, vediamo. Adesso un attimo, vedete che adesso devo solo voilà. Adesso io l'ho fatti, devo farli più corti, l'ho fatti un pelo lunghi, ma non importa. Poi adesso io li vado a stagnare. Tanto qui anche se si va un po' oltre non succede niente, perché tanto lì è a massa, quindi non succede niente. L'importante è mettere la mascherina perché vedete che vengono su fumi di stagno e non fanno bene alla respirazione, alla salute e tutto il resto. Adesso mettiamo un po' di stagno, si scioglie, adesso magari ho messo fessina troppo. Adesso una volta che lui si asciuga, non si muove più quello, noi siamo a posto. Questo qui va qui. Ovviamente questi qua cosa fanno? Vanno girati così. Poi qua, anche questo qui che arriva così, qua si vanno legati con una fascetta come erano prima piccoline, piccolina. Poi si mette dentro una guaina nuova e si va a uscire col gommino. Io qua la guaina nuova non la metto perché a chi lo faccio, l'UFO Sgarro, gli faccio il piacere, poi quello vuole di mettersi la guaina se lo fa lui, faccio solo la saldatura dei fili. Poi questo qui, che adesso io l'ho già messo, andiamo a stagnarlo, e questo qui invece si va a mettere praticamente, si va a collegare qui praticamente. Praticamente questo qui si collega qua, vedete? Questo qua si mette qui. Da questo lato qua. Allora adesso vado a scaldare da una parte e così esco dall'altra. Dovrebbe uscire scaldando. Adesso io sono mancino, sto devo lavorare così un po' al contrario, diciamo, mi dà fastidio, però eccolo qua, vedete? Sono uscito. Spero che si sia visto quando ho scaldato, sono uscito. Adesso cosa faccio? Lo piego perché lui si raffredda subito. Lo piego qua sulla bobina di rame. E poi dopo lo vado a stagnare qui. Metto un po' di stagno. E lui è bello che è stagnato, noi siamo felici. Volendo si può stagnare anche un pochettino davanti. Proprio un goccettino, tanto per. Voilà. Detto lui quando è asciutto non si muove più. Questo si va giù così, guardate. Poi qua il secondo a partire dall'interno si fa così. Poi qua si va a legare sempre insieme agli altri con la fascetta. Adesso qua devo stagnare questo ancora. Adesso lo stagno un attimo. Adesso allora lo scollego per stagnarlo. Per stagnare questo. Così. Sono lontano da tutti e da tutti. Facciamo così. Potevo farlo anche prima di metterlo, però ormai non l'avevo fatto. Adesso qui vedete, io lo. Perché qui lui lo sposti come vuoi lo stagno, quando finché è caldo, poi quando si solidifica. Ovviamente non lo sposti più. Adesso voglio mettere un altro goccio qua per stagnare. Sì, ovviamente è giusto per non farlo muovere poi, ma alla fine non è che serve chissà quale saldatura. Il
Certo, se fosse saldatura d'elettronica, tanti mi dicono, che saldatura da schifo che hai fatto, ma per questo è più che sufficiente. Allora, abbiamo detto, primo, secondo, così. Poi qua cosa dobbiamo fare praticamente? Dobbiamo fare in modo di mettere una fascetta, prendo le fascette piccole, adesso un po' di casino, di solito non lavoro con un casino così sul banco, però prendiamo una fascetta piccola così per dire. Cosa facciamo? Andiamo a rilegare tutti insieme. Qui abbiamo questo che arriva da di là, così, poi praticamente andiamo a mettere questa fascetta qui così. Allora, fatto già a posto qua, perché poi bisogna tenere fermi i cavi nella rotazione del volano, perché sennò quando il cavo volano ruota, se loro non sono legati qua, cioè, viene pericolosa la cosa. Allora, vediamo un po' come possiamo mettere questi cavi. Più o meno così, poi grandi linee, poi gestite voi comunque la cosa. Tanto qui c'è il volano che gira, il volano gira qua, qui non dà fastidio. Adesso poi facciamo anche una prova del 9, ovviamente. Adesso qui non c'è guai nel termostringente, non c'è niente. Però facciamo una prova del 9 su un ipotetico carter, per dire. Vedete che adesso avendo saldato si possono anche... Se muove più niente. Allora, facciamo l'ipotesi di prendere questo carter qui. Scusate la confusione, vado a far passare i cavi. Lo so che poi ci va la sua guaina, il suo gommino e tutto il resto, però facciamo l'ipotesi. Questo qui andiamo a inserire qua come andrebbe di solito, per dire. Andrebbe spinto, di solito messo incastro. Poi andiamo giù, qua abbiamo 1, 2, 3. È ovvio che questo qui rosso va passato dietro, quello rosso, che è meglio, andrebbe passato dietro. Allora, vedete, abbiamo fatto la prova, quello rosso va passato dietro. Buono. Allora, facciamo così. Vediamo questo. Conviene sempre fare le prove, sennò poi si tranciano i fili. Allora, abbiamo detto che quello dietro conviene farlo passare da sotto, cioè così. Eccolo qua. Facendolo passare così, facendolo passare da sotto, non c'è rischio poi una rotazione del volano. Tanti sicuramente mi criticheranno, mi diranno, ma cosa costa di fili, ho messo dei cavi usati. Ma tanto sono buonissimi questi cavi qua. Sono usati ma vanno bene, non è che sono rovinati, ci mancherebbe. Allora, questo qui lo mettiamo sul posto. Ok. Adesso non guardate che i fili sono sfusi perché ci va la sua guaina termostringente. Adesso ipotesi, facciamo finta che lì c'è il suo gommino e tutto. Il volano, come potete ben vedere, gira a questa altezza qua, gira praticamente su questo diametro. Qui è un'altezza che non arriva, perché se no il volano, lui, vi faccio vedere una cosa. Voi dovete calcolare sempre questo, il volano, lui quando gira, il diametro è questo. Quindi tutto quello che è all'interno non va a toccare. E come altezza lui non può andare a sfiorare qua, perché questo piano qua è più basso. Se sfiorerebbe questo, vuol dire che qua ha già tranciato tutto. Quindi calcoliamo che qua, anche se sfiora, deve stare un pelo più alto di questo, quindi qua abbiamo tranquillamente lo spazio, come passano i fili così, per non fare nessun danno. Adesso, quindi questo qui posso dire che, posso tranquillamente dire che è stato fatto. Adesso qua cosa faccio? Qua prendo le pinze solo per schiacciare questo, per farlo uscire. Questo qui è un incastro bello proprio di fabbrica così.
Quindi vedete, qui abbiamo, ricapitolando, guaina termo stringente, ho messo questo cavo qua perché ho sbriciolato la sua, diciamo, la sua guaina del cavo, perché sennò qua da dentro non puoi andare a saldare qui che arriva da dentro il plastificato. Cavo rosso, esco di qua a fianco al pick up, cavo verde che va alla centralina, cavo bianco che va alla centralina e cavo bianco invece che va a dare l'alimentazione alle luci. Qui rileghiamo, come ben vedete, qui sotto è così. Qua si poteva anche rilegare questo cavo qua, andava rilegato anche qui volendo, adesso io non l'ho fatto, però si poteva mettere una fascetta in più qua, anzi magari lo smollo un po', tolgo questa fascetta, la rimetto, questo cavo qua lo smollo e lo faccio passare di qua, così lo rilego anche qua, perché di serie era rilegato anche qua, rilegato di qui, poi andava lì dentro, lì, e poi andava su. Comunque, a parte questo, però anche così se lo lasci così non va da nessuna parte. Però per essere preciso lo vado a mandare su. Leggo qua con la fascetta e vado poi là. Questa fascetta qua al massimo la tolgo e tanto l'avanzavo di cavo, infatti era un pelo lungo. Se vi è piaciuto il filmato mettete like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. E ciao a tutti. Ovviamente non mi criticate perché poi qua va messa la guaina da impianti elettrici, però mi interessava fare la saldatura, farvelo vedere, che era la cosa più complicata, e poi quello che interessava Rufus Garage, cioè che poi il resto lui era in grado di farlo benissimo da solo. Anche se io vi ho detto, puoi anche saldare, non ci vanno scienziati, ma lui ha detto, no, preferisco come lo fai te, io lo faccio volentieri, e seguite anche il suo canale, che è molto interessante, ho visto che tanti lo stanno già facendo, e può dare consigli diversi, differenti da me e da altri canali, e da una persona precisa, quindi sono contento che tanti di voi lo seguono, come seguono me, e ciao a tutti. Ciao!